tutto pronto quindi per la seconda semifinale di questa Final Four al Pala Ruffini di Torino, di fronte l'MF e l'84. Abbiamo ricordato prima appunto che la semifinale tra Bassotti e Astense è finita ai tempi supplementari, vincendo appunto i Bassotti in rimonta per 3-2 sugli Astigiani. Qui con me questa volta a fare il commento tecnico ci sarà Guido Bongiovanni. Ciao Guido. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, ieri prima abbiamo visto una semifinale spettacolare, 3-2 ai tempi supplementari tra Bassotti ed Astense. Ti aspettavi un risultato del genere? Ma visto il primo tempo, no, il primo tempo ho visto una Astense molto tonica, molto pimpante, molto veloce. Diciamo che poi la partita è stata un po' un tempo a testa, perché nel secondo tempo è venuto fuori Bassotti e ho visto progressivamente un po' calare alla distanza l'Astense, soprattutto a livello fisico. Ecco, adesso in campo l'MF, terza formazione, quindi in C1, terza in classifica, e la sorpresa è l'84, ricordiamolo, una unica realtà di C2 ad essere presente a questa Final Four. Dovessi fare un pronostico pre-gara secondo te? Ma conosco un pochino l'MF, conosco meno l'84, però insomma, se è arrivata una Final Four non è arrivata sicuramente per casualità, quindi in una partita secca può succedere di tutto. Ovviamente i pronostici sono quelli che danno favorita ovviamente l'MF, però insomma, una partita secca tutto può succedere. Quindi vediamo quindi come andrà a finire tra MF e dell'84, leggiamo le formazioni. Per l'84 con il numero 1 Manzetto, il numero 2 Fiscante, con il numero 3 Fuoco, con il numero 4 De Felice, con il numero 5 Scalco, con il numero 6 Iorio, con il numero 7 De Meo, con il numero 8 Molinaro, con il numero 9 Bonaria, con il numero 10 Barbieri, con il numero 11 Denaro, con il numero 12 Porasso, allenatore Eugenio Parvopasso. Per l'MF, numero 1 Cardillo, numero 2 Orlandi, numero 3 Pezzaniti, numero 5 Belinello, numero 6 Loforte, numero 7 Di Matteo, numero 8 Carapellucci, numero 9 Le Bessi, numero 10 Olmo, numero 11 Bardini, numero 12 Mezzo, allenatore Sebastiano Danilo Failla. Gli arbitri sono Alessio Boni di Torino e Sara Lucia di Aosta, terzo arbitro Mario Delli Carici di Bra. Quindi manca poco al fischio d'inizio, ricordiamo appunto la sfida tra MF e dell'84, l'MF a cui mancano due pedine importantissime, appunto il capitano Patti squalificato proprio nella partita di ritorno dei quarti di finale contro il Fenerbahçe che per un anno, e poi c'è anche Beppe Loverre, quindi un'altra colonna fondamentale della squadra granata che purtroppo mancherà in questa semifinale. E l'84 invece praticamente al completo, e vediamo quindi se questa sorpresa della Final Four riuscirà a compiere l'impresa. Quindi si parte con Ivo Pianesi in possesso palla con il capitano Fuoco, scambio con Fiscante Piccolo, quindi con Simone Fiscante, fratello di Manuel che prima abbiamo visto giocare con l'Assenza. Ancora lo scambio tra Fuoco e Fiscante, da questa parte c'è Scalco, lo scambio con Fiscante in avanti, la palla troppo lontana per raggiungere un compagno di squadra, quindi si può riprendere con la rimessa dal fondo di Cardillo, porta palla, ancora scarica su Fiscante, palla in avanti per Scalco, non riesce ad agganciare, quindi Cardillo può rimettere in gioco il pallone servendo Di Matteo, da questa parte c'è Olmo, in avanti per Le Bessi per Bardini, Bardini tiene palla ma Scalco capisce tutto e recupera, parte il contropiede dell'84, attenzione alla palla per De Meo, la conclusione ribattuta da Cardillo in uscita, qua una buona occasione per l'84 con la bella intuizione di Jody Scalco, in avanti per De Meo. La difesa dell'MF forse, Guido, qui presa un po' alla sprovvista. Sì, stanno, diciamo che l'84 si sta difendendo molto bene, ogni volta che imbucano il pivot Bardini vanno a fare il raddoppio, si chiudono bene, accorciano le distanze e riescono poi a fare, appunto, a rendersi pericolosi con le ripartenze. Adesso l'MF ha commesso il terzo fallo, mi pare, dopo pochi minuti dall'inizio della partita, può essere una cosa insomma un po' pesante, tenendo conto che mancano ancora parecchi minuti alla fine del primo tempo.
Adesso vediamo la punizione qua, la panchina dell'84 che discute con il terzo arbitro degli calici perché chiedevano un giallo per Ciro Di Matteo su questo fallo su Viscante. Quindi terzo fallo dopo 7 minuti per l'MF, ancora 0 per l'84. Vediamo se qui tenterà fuoco la conclusione. Lo schema per Viscante e la ribattuta di Matteo, che esulta come se avesse segnato. Qui poteva esserci una buona occasione per l'84, il tiro ribattuto dalla retroguardia dell'MF e l'84 che rimane in zona d'attacco. Adesso lo scambio tra De Meo e Fiscante. Fiscante ancora che tiene palla, De Meo è costretto a intertreggiare, scalco, serve Manzetto, proprio portiere, quindi l'84 sempre possesso palla ma indietreggia, scalco sulla sinistra per De Meo, ancora lo scambio tra i due compagni di squadra. Vediamo Fiscante in avanti per Scalco, Olmo controlla e Cardillo può uscire tranquillamente. E quindi si riparte con l'MF in possesso palla, Lebessi tenta di servire Bardini ma poi dà sulla sinistra per... Attenzione, il gol dell'MF con Bardini! E qui la difesa dell'84 si fa sorprendere, Bardini sigla l'1-0 all'ottavo minuto del primo tempo, quindi MF in vantaggio in questa seconda semifinale. Quindi Lebessi capisce tutto, tenta di andare via a Scalco, il numero ancora il giocatore dell'MF che qui litiga un po' col pallone, se lo porta in fallo laterale. Quindi riparte l'84 con Scalco che serve subito De Meo, dall'altra parte c'è De Felice che chiede palla e lo ottiene. Ancora Scalco tenta il colpo di tacco ma Lebessi sta sulle calcagna, qua c'è fallo evidente dell'84, il primo di questo primo tempo, quindi 4 falli per l'MF, 1 per l'84 quando mancano 8 minuti al riposo, con l'MF sempre in vantaggio di un gol con la rete di Bardini che sta portando palla adesso a risolvere l'incontro. Ancora l'uscita di Manzetto che sbarra la strada al pivot dell'MF, la conclusione dalla distanza di Matteo che finisce di un soffio fuori, qua una bella occasione per l'MF e... l'84 adesso che riparte con Di Matteo, Fiscante tenta di andare via ad Olmo, quindi fallo laterale per l'MF dove è entrato anche il giovanissimo Loforte, classe 93, quindi un altro cambio per mister Failla, tanti giovani in campo in questo MF in questo avvio di semifinale. Adesso la rimessa laterale dell'84 con Scalco che porta palla, viene contrastato da Bardini, lo scambio con De Meo che prova ad andare via all'avversario, è costretto a ripartire da dietro. Ancora Scalco, lo scambio con Fiscante contrastato da Olmo che ribatte la palla in fallo laterale. Bisogna dire anche che i ritmi sono decisamente molto più bassi rispetto alla prima semifinale, abbiamo visto tantissime occasioni da gol in avvio di gara con i due portieri decisamente protagonisti, con Viri e Tropiano da una parte e dall'altra, e poi i due gol dell'Assense e nella ripresa il pareggio dei Bassotti che poi hanno portato a casa la semifinale nei tempi supplementari grazie appunto al gol di Cerato. Attenzione alla conclusione ribattuta di Fiscante, quindi calcio d'angolo per l'84, l'84 che prova a pareggiare la partita in questo primo tempo. Se ne occupa della battuta Simone Fiscante che serve De Meo, la conclusione al volo di sinistro fuori però dallo specchio della porta, nessun pericolo per Cardillo, quindi De Meo che può amministrare tranquillamente il vantaggio conquistato proprio in avvio. Mancano 6 minuti alla fine, quindi abbiamo visto poche occasioni da gol. Sì, vabbè, d'altronde l'atteggiamento delle due squadre è questo, adesso c'è un pochino di più, l'84 è avanzato un po' il baricentro, stanno cercando un pochino di fare un pochino di più di pressione, però per 20 minuti si è assistito comunque a due squadre che, finita l'azione offensiva, rientravano nella loro metà campo, aspettavano l'attacco della squadra. Qua c'è occasionissima per l'84, bravo il portiere, forse si è trovato sulla traiettoria perché vedo che deve aver preso la pallonata nello stomaco, speriamo non sia niente di grave. Occasionissima su palla inattiva, palle inattive in questa disciplina sono molto importanti. Ne abbiamo assistito adesso a questo calcio d'angolo con chiaramente un posizionamento
non perfetto dell'MF, si è trovato il giocatore dell'L84 a tu per tu col portiere, ha tirato a botta sicura, Cardillo era sulla traiettoria e ha parato, però bisogna fare attenzione appunto su queste situazioni. Quindi bravo Cardillo sulla conclusione ravvicinata di Simone Fiscante, che veramente a colpo sicuro è andato vicinissimo al pareggio, ma Cardillo appunto si è trovato sulla traiettoria della palla, bravissimo a rimanere in piedi, a sventare così il pericolo e a mantenere i suoi in vantaggio di un gol in questa seconda semifinale della Final Four di Coppa Italia in diretta dal Palla Ruffini di Torino, con l'MF che adesso può ripartire con Di Matteo che scarica sulla sinistra, attenzione all'anticipo di De Felice che ottiene il quinto fallo, ci può stare anche un giallo per Lo Forte ed eccolo che arriva con l'arbitro Alessio Boni di Torino che estrae il cartellino giallo per il numero 6, quinto fallo per l'MF e in queste battute finali del primo tempo mancano ancora 4 minuti. Quindi deve stare attenta la formazione di Danilo Failla a non commettere un altro fallo, perché manderebbe dal dischetto del tiro libero l'84 che è sotto di un gol in questo frangente. Adesso la punizione, se ne occupa proprio De Felice della battuta. Vediamo se... Attenzione, adesso lo scambio confiscante. De Meo da questa parte, con Olmo che tenta di intercettare il pallone, l'84 che arretra con Simone Fiscante, De Felice che non trattiene, non capisce De Meo il velo del compagno, quindi si riparte con una rimessa laterale per l'MF dove rientra anche Paco Rebesti. Nel frattempo nell'84 è entrato anche il numero 6 Iorio, quindi altro cambio per Parvo Passo con il numero 6 che esordisce in questa Final Four. Attenzione a Bardini, la conclusione, bravo Manzetto a chiudere lo specchio della porta con il piede, manda la palla in fallo laterale, quindi altra occasione per il numero 11 dell'MF, l'autore del gol che per ora sta decidendo l'incontro. Andiamo all'arbitro che fa battere un calcio d'angolo mentre la palla è uscita dal fallo laterale, comunque rimane in zona d'attacco l'MF anche se appunto pochi centimetri più avanti. Vediamo adesso Olmo che si occupa della battuta, l'arbitro sta già contando e quindi si parte con il cambio, battuta a favore dell'84, se ne occupa De Meo, Fiscante porta in avanti il pallone, costretto a servire De Meo sulla sinistra, lo scambio con De Felice, la palla ancora per Fiscante, lo scambio tra i due, adesso Iorio che riceve e serve ancora Fiscante all'indietro. La palla in avanti, troppo lunga per il numero 6, Nero Verde. Buona l'intuizione di Fiscante, purtroppo non riesce l'aggancio, quindi può ripartire Cardillo rimettendo in gioco il pallone, servendo Olmo. Ancora adesso lo scambio tra Di Matteo e Lebesti, ancora i due che dialogano, la palla di Matteo per Bardini, la palla in avanti per Olmo, il miracolo di Manzetto, qui che occasione per l'MF, Olmo si è mangiato praticamente un gol già fatto. Sì, non so quanto sia demerito del giocatore e il merito del portiere, chiaramente ci sono tutte e due le componenti, era una palla che praticamente già tutti abbiamo visto già in rete, invece il portiere è stato bravissimo, adesso c'è ancora questa situazione di contropiede dove analoga all'azione precedente, questa volta ha fatto centro il giocatore dell'MF. E quindi c'è il 2-0 siglato dal numero 10 Alessandro Olmo dell'MF, con Bardini che in un primo tempo sembrava aver perso il tempo per scaricare sul proprio compagno di squadra e invece complice anche una disattenzione della difesa dell'L84. Quindi c'è il raddoppio dell'MF 2-0 quando siamo arrivati al 29esimo del primo tempo, quindi MF 2 e l'84 0 quando manca veramente pochissimo all'intervallo con il numero 10 Olmo. Quindi riparte l'84 che è costretto adesso a recuperare due gol di svantaggio. Vediamo De Felice che serve Iorio. Ancora lo scambio tra i due. La tenta il numero 6 di portarsi in avanti. La rimessa laterale. 2 minuti di recupero concessi dagli arbitri. Attenzione adesso a De Felice che non aggancia e si porta direttamente la palla sul fondo. Può ripartire Cardillo da questa parte per Di Matteo. L'MF che giustamente fa calare i ritmi della partita, non che prima fossero velocissimi, ma
Quindi amministra il doppio vantaggio la formazione di Danilo Failla. La rimessa laterale dell'Euro 84. Attenzione al Fiscante che tenta la conclusione, ribattuta da un difensore con Cardillo che può raccogliere tranquillamente. Adesso Di Matteo che tenta di andare via due giocatori. Adesso Bardini indietro per Le Bessi. Di Matteo contrastato da De Meo. E la rimessa laterale dell'Euro 84 con l'MF che protesta, ma gli arbitri non tornano indietro. Manca un minuto e pochi secondi alla fine. Attenzione a che occasione per De Meo al volo, servito da Fiscante. Questo sarebbe stato veramente un gran gol se la palla fosse finita alle spalle di Cardillo. Invece si è terminata a pochi centimetri sopra la traversa. Bardini non riesce a tenere palla, ma riesce a recuperare. Serve indietro per Olmo, che ha la palla, la spazia in avanti. Di Matteo viene messo giù da De Meo. Secondo fallo per l'84 in questo secondo minuto di recupero del primo tempo supplementare. Rimane a terra il capitano dell'MF. Adesso si rialza, vediamo chi si incaricherà della battuta. Sul pallone c'è Olmo. Vediamo se sarà questa l'ultima occasione di questo primo tempo. Olmo per Di Matteo. La palla è fuori, però giustamente l'arbitro deve fischiare la rimessa in gioco, quindi si ribatterà il calcio di punizione per l'MF. Quindi ultima occasione di questo primo tempo. Vediamo chi si incaricherà della battuta. Sempre Olmo con Mister Failla che dalla panchina chiama lo schema. Vediamo cosa succederà. Stanno perdendo ancora secondi per capire dove verrà battuta questo calcio di punizione. Olmo sempre sul pallone. Il numero 10 dell'MF tenta la conclusione. Ma di Manzetto che respinge. Nell'84 che tenta di ripartire. Le Bessi però ruba palla. E qui finisce il primo tempo. Ricordiamo il parziale: MF 2 e l'84-0 con le reti di Bardini e Olmo. Tutto pronto quindi per il secondo tempo di questa seconda semifinale qui al Pala Ruffini di Torino. MF 84 con la formazione di Danilo Failla in vantaggio per 2-0. Quindi aspettiamo il fischio degli arbitri di questa sfida. Quindi si riparte con le MF in possesso palla, Di Matteo e Bardini sul dischetto di centrocampo. Eccoci qui partiti, quindi attenzione alle 84 che subito ruba palla, ma la riperde immediatamente dopo. Quindi le 84 che dà l'impressione di voler provare a riaprire la partita. Abbiamo visto nella partita precedente appunto come i Bassotti sotto di due gol, poi siano riusciti al termine dei supplementari a portare a casa il successo e a quindi a qualificarsi per la finale di domani. Attenzione a Bardini che supera Manzetto ma non trova il tempo per tirare. Iorio su questa parte da Prescalco, ancora Fiscante, il triangolazione tra i tre, non riesce l'ultimo passaggio di Fiscante verso Iorio, la palla che finisce sul fondo, quindi l'MF che riparte con Di Matteo, lo scambio con Olmo. Da destra c'è Le Bessi, ancora l'MF con Di Matteo, la palla in avanti per Olmo, attenzione alla buona occasione per l'MF, ma la palla è uscita, quindi si riparte con la rimessa laterale per l'84. Se ne occupa De Felice, Scalco che fa salire i suoi. C'è Fiscante da quella parte. De Felice che scambia con Scalco, che è l'ultimo a toccare, quindi la rimessa laterale è in favore dell'MF. Quindi con tutta calma il capitano Di Matteo rimette in gioco il pallone, servendo Le Bessi all'indietro. Da quella parte c'è Olmo che viene servito adesso. Ancora lo scambio tra Olmo e Le Bessi. Bardini che viene a prendere il pallone nella propria metà campo. Le Bessi in avanti, nessuno interviene e la palla finisce direttamente in fallo laterale. Qua una buona occasione per l'MF, l'84 che fa scorrere il pallone in fallo laterale. Adesso Scalco che porta palla all'indietro per De Felice. Dall'altra parte c'è Fiscante che chiede palla e lo ottiene. Da questa parte Iorio che non si capisce, rimane troppo in avanti rispetto al passaggio. Quindi l'MF che beneficia di una rimessa laterale. Ancora scambio stretto tra Di Matteo e Olmo. L'84 che non va a prendere gli avversari ma rimane quasi nella propria metà campo. Adesso è Scalco che chiama in pressing i suoi. Però Guido, forse l'84 a questo punto della partita, come hanno fatto i Bassotti prima, dovrebbe rischiare qualcosa di più.
No, certo, devono fare molta attenzione perché se salgono in questa maniera, come abbiamo visto adesso, si espongono a prendere contropiedi tutta la vita, eccolo qua. Adesso contropiede, attenzione, la palla di ritorno di Matteo Perbardini, troppo lunga per il pivot dell'MF, e qui poteva esserci il 3-0 che avrebbe chiuso di fatto la gara. Buon per l'84, quindi che può ripartire. Proprio abbiamo visto adesso che con la squadra sbilanciata in avanti si sbilancia troppo e quindi dà spazio all'MF per il contropiede. Qui purtroppo per la formazione di Danilo Failla, non concretizzato dallo scambio tra di Matteo Bardini. Quindi riparte l'MF con De Felice, l'84 con De Felice, la palla in avanti per Scalco che la tiene in campo. Di Matteo spara in avanti per Le Bessi, De Bessi che controlla, contrastato da De Felice, il contrasto 3-2, Scalco 3 contro 2 dell'84, Scalco che viene affrontato da Di Matteo, chiede un fallo l'84, ma rimane tutto così. Ancora Scalco, la conclusione, e c'è il gol di Iorio dopo un batti-ribatti ravvicinato con Cardillo. L'84 che riapre la gara al terzo minuto con il numero 6, quindi 2-1, quindi tutto quasi come prima, Guido. Sì, un gol un po' rocambolesco, un pochino casuale, un'azione individuale forzata da Scalco e la palla, vabbè, il portiere Cardillo ha parato, la palla ha rimpallato sul giocatore dell'84 e adesso la partita, diciamo che come risultato è riaperta, mea culpa dell'MF che ha avuto un paio di ripartenze subito nel secondo tempo da poter, non dico chiudere la partita perché sappiamo tutti che in questa disciplina la partita non è mai chiusa, però insomma sul 3-0 diventava pesante. Adesso questo gol qua cosa può provocare? Può provocare chiaramente un pochino più di fiducia nei propri mezzi da parte dell'84, che dovrà sicuramente ancora rischiare un qualche cosina per riequilibrare le sorti di questa partita. Ecco, vediamo che è entrato anche Molinaro tra le file dell'84. Adesso De Felice che serve fiscante in avanti. Scalco ancora per De Felice in avanti, proprio Molinaro che riceve palla contrastato da Olmo e guadagna anche un calcio d'angolo. L'84 che dopo il gol ha acquisito maggiore fiducia, quindi 2-1 il parziale dopo i gol di Bardini e di Olmo nel primo tempo dell'MF. Il gol del 2-1 messo a segno da Iorio che riapre la partita quando mancano ancora 25 minuti al termine. Scalco serve De Felice sulla destra, De Felice contrastato da Di Matteo, ancora De Felice all'indotto per Scalco, dall'altra parte c'è Fiscante che tenta di servire Molinaro, non si capiscono i due, la palla finisce direttamente sul fondo con Cardillo che ora può rimettere il pallone in gioco servendo Olmo. Quindi ritmi decisamente bassi anche in questo secondo tempo con l'84 che prova adesso ad accorciare con Molinaro che anticipa Le Bessi, però il fallo laterale sempre dell'MF. Decisamente più lenta questa seconda semifinale rispetto alla prima tra l'84 Bassotti, scusate, e Assense. Una vera e propria finale anticipata conclusa soltanto ai tempi supplementari. Attenzione a Le Bessi che viene messo giù da Fiscante. La panchina dei neroverdi protesta, si mette le mani in faccia a Eugenio Parvo Passo. Secondo lui questo non era fallo, ma gli arbitri l'hanno vista diversamente da lui. Adesso quindi c'è un calcio di punizione da posizione favorevole per l'MF. Il primo fallo del secondo tempo commesso dalla squadra di Volpiano. Vediamo se ci sarà direttamente una conclusione in porto oppure uno schema per la formazione oggi in maglia bianca. E Bardini che va sul pallone, Bardini alla conclusione, c'è il gol del numero 11 dell'MF che sigla il 3-1 e la sua personale doppietta quando siamo arrivati al sesto minuto di questo secondo tempo della seconda semifinale, quindi MF 3 e l'84-1. Guido. Punizione, palla inattiva, la palla credo di qua mi sembra che sia passata tra il portiere e la barriera. Vabbè, ha tirato forte, sicuramente la difesa dell'84 poteva fare meglio. Adesso si assisterà sicuramente al tutto per tutto da parte dell'84, ripartenze da parte dell'MF che se le sfrutterà bene potrà anche dilagare. Ecco, abbiamo visto poco fa l'occasione di Orlandi con Manzetto che in uscita è riuscito a sventare il pericolo,
Quindi l'84 che si sta esponendo alla ricerca del gol che accorcerebbe di nuovo le distanze. Adesso Fiscante dall'altra parte perde Felice, la scivolata di Lebessi che mette il pallone in fallo laterale. L'MF sempre entra all'attacco qui con la conclusione della distanza di Matteo, ribattuta dalla retroguardia dell'84, la rimessa laterale di Orlandi per Olmo direttamente in porta e la palla che non colpisce neanche la rete, quindi si ferma direttamente sul fondo. Adesso l'84 con Molinaro che serve Scalco guarda in avanti, serve De Felice che però non riesce a tenere il pallone in campo. Quindi l'MF che può ripartire con tutta calma sfruttando questa rimessa laterale con Olmo che serve il proprio capitano Di Matteo che è in avanti per Bardini, ancora il triangolo tra i due, da questa parte c'è Lebessi tutto solo, sbaglia tutto Di Matteo, poteva servire compagno liberissimo, troppo lungo il pallone, una via di mezzo tra un tiro e un assist. Quindi ancora la giocata di Olmo per Lebessi, lo scambio tra i due, c'è il gol dell'MF con il numero 10, Olmo che sigla il 4-1 al termine di un bellissimo scambio con Paco Lebessi e l'84 di nuovo impreparato in difesa. Sì, paradossalmente hanno segnato il quarto gol in una bellissima azione, difficile, e mentre 10 secondi prima 3 contro 1 non sono riusciti nemmeno ad andare a concludere. Bravi giocatori dell'MF a sfruttare questa situazione. Come dicevo prima, Oro Lello 84 andrà un po' all'arrembaggio cercando di comunque di sfruttare delle situazioni, però si apre inevitabilmente ai contropiedi che, se sfruttate in maniera adeguata, porteranno sicuramente a un arrotondamento del punteggio. Quindi 4-1 quando siamo arrivati al 16° minuto di questo secondo tempo, l'MF in vantaggio per 4-1 grazie alle doppiette di Bardini e di Olmo, la rete di Iorio a provare a riaprire la partita all'inizio secondo tempo del 2-1 momentaneo, e ora l'MF che può controllare agevolmente dopo il 4-1, è la conclusione di Molinaro, attenzione alla palla che rimane lì, Scalco non riesce a ribadire in rete, qua una buona occasione per l'Ello 84 per provare ad accorciare le distanze, ma Scalco non riesce da vicinissimo a trovare lo specchio della porta. Quindi l'MF che rimane in vantaggio per 3 reti e sembra ormai quasi con un piede e mezzo in finale, e l'MF che a 3 minuti dalla fine della partita tenta la conclusione ancora con Olmo, la palla finisce direttamente sull'esterno della rete, Manzetto rimette in gioco per De Felice. De Felice scambia ancora con Simone Fiscante, adesso in avanti per Iorio, anzi scusate, il presidente Lorenzo Bonaria che entra in campo, adesso Paco Lebessi per indietro per Bardini, lo scambio con Di Matteo dall'altra parte, Fiscante andare a pressare, adesso attenzione all'MF con il palo colpito da Bardini. Adesso si Fiscante recupera il pallone, però non c'è nessuno vicino a lui. Olmo che rischia anche di prendersi il fallo, poteva starci il fallo per l'MF, la palla invece che finisce tranquillamente in rimessa dal fondo con Cardillo che serve Lebessi. Nel frattempo per l'84, oltre a Bonale, è entrato anche Denaro. Quindi fasi spezzettate di questo secondo tempo, mancano poco meno di 2 minuti alla fine della partita più recupero, il numero di Di Matteo per Lebessi, adesso la palla in avanti per Orlandi che viene messo giù da Bonaria, l'MF chiede un fallo, l'arbitro non fischia nulla ma anzi dà la rimessa laterale all'MF, forse non proprio nella direzione arbitrale perfetta. No, è stata un po' indecisa un paio di volte, anche forse più di un paio di volte. Adesso non ha dato rimessa laterale, ma ha dato il sesto fallo. Ha dato il fallo, ha fischiato in ritardo, ma ha fischiato il fallo, ma d'altronde era abbastanza evidente. Quindi addirittura sesto fallo per l'MF con tiro libero per la formazione di Danilo Failla. Sul dischetto si presenta Bardini, autore di 2 gol già in questa semifinale.
la conclusione di Bardini e la parata di Manzetto. Quindi rimane invariato il punteggio 4-1 per l'MF sull'84. Il tiro libero battuto da Bardini e c'è il quindi la parata di Manzetto sulla conclusione del pivot dell'MF. Quindi battute veramente finali per questa seconda semifinale, mancano pochi secondi alla fine. La rovesciata di Bardini che prova addirittura un grandissimo gesto atletico ma non riesce ad impattare il pallone come vorrebbe. Quindi si riparte con l'84 in avanti alla ricerca del gol che potrebbe rendere meno amaro questa sconfitta. Comunque onore all'84 che si è presentata a questa Final Four come unica formazione di Serie C2 di fronte alle prime tre della Serie C1. L'MF che ha dimostrato forse un pizzico di esperienza in più e anche di cinismo sottoporta nei momenti decisivi della partita, Guido. Beh, sicuramente c'è una differenza tra le due squadre, lo si è vista nonostante appunto i ritmi molto bassi di questa partita, però insomma la differenza tra le due squadre è stata abbastanza lampante. Io credo che l'MF abbia, dopo che è passato in vantaggio, abbia gestito con tranquillità questa partita, pur rischiando in alcune situazioni di vanificare il vantaggio avuto. 4-1 è un risultato giusto. Sicuramente l'84 non meritava di un passivo peggiore, quindi va bene così. Ecco, quindi adesso assistiamo proprio alle ultime battute dopo l'infortunio di Lebessi. Speriamo che non sia nulla di grave e speriamo tutti di rivederlo in campo anche domani. Qua c'è l'MF che chiede un fallo per l'uscita di Manzetto sul numero 2 Orlandi, ma gli arbitri lasciano correre. L'84 in possesso palla in azione attacco qui con Bonaria che tenta la conclusione. Siamo ormai in pieno recupero, sempre 4-1 per l'MF sull'84 in questa seconda semifinale al Pala Ruffini di Torino. La palla in avanti verso Denaro, ma la palla finisce direttamente in fallo laterale. Quindi l'84 che tenta di trovare il secondo gol per addolcire un po' la pillola. Qui la conclusione di Bonale deviata da Denaro direttamente sul fondo, quindi si riparte con la rimessa di Luca Cardillo. La palla per Olmo, Bonaria capisce tutto e anticipa il numero 2 avversario. La palla in avanti di Fiscante e c'è il fallo di Olmo che si prende anche un giallo. Quindi terzo fallo per l'MF, ma ormai veramente siamo alla fine di questa seconda semifinale, battute finali appunto per questa seconda partita al Pala Ruffini di Torino. Ormai possiamo dire, visto che manca veramente pochissimo, che la finale di domani pomeriggio, qui alle ore 15, sarà appunto tra i Bassotti, che hanno battuto 3-2 l'Assense nella semifinale precedente ai tempi supplementari, e l'MF che ormai ha praticamente vinto questa partita con l'84. 4-1 il punteggio a pochi istanti dalla fine. Cerchiamo di capire quanto sarà il recupero dopo, ricordavamo, l'infortunio di Lebessi. MF quindi che proverà a portare di nuovo a casa il titolo che manca dalla prima Final Four, quella di Salice, dove l'MF aveva battuto in finale il CRD. Quindi adesso attenzione a Olmo che tenta la conclusione, Manzetto ancora spara la strada numero 10 dell'MF. E qui finisce la partita, l'MF batte l'84 per 4-1 e domani sfiderà i Bassotti nella finalissima della Final Four qui al Pala Ruffini di Torino.